Germinal fa parte di coloro di cui abbiamo discusso prima, di quelli che sono stati 40 anni fa gli innovatori. È nato come biologico, prevalentemente come prodotti da forno, quindi biscotti, merendine e non solo, e poi nel tempo si è diversificato. Oggi il gruppo Germinal è un gruppo che ha diversi stabilimenti produttivi, prodotti da forno, prodotti freschi e l'ultimo un pastificio sempre biologico, quindi l'ampliamento dell'offerta è molto rilevante. Volevo concentrarmi su quello che è dal nostro punto di vista un fattore veramente chiave, che è la comunicazione verso il consumatore finale. L'educazione verso il consumatore finale, perché oggi il consumatore non sa o non tutti sanno che cosa vuol dire bio, che cosa vuol dire cosa c'è dietro al biologico. Oggi ci sono moltissimi claim, abbiamo fissato il 100% naturale, ma per esempio abbiamo il senza tracce di glifosato che adesso va molto di moda. Ci sono alcuni claim che sono molto più attrattivi per il consumatore rispetto a biologico, ma semplicemente perché dietro c'è una lacuna di informazione. Quella secondo me è il primo veicolo su cui dobbiamo puntare tutti e mi collego a quanto è stato detto anche in precedenza dalla DM. Probabilmente c'è bisogno di una campagna di comunicazione forte che racconti che cos'è il biologico. No, voglio provocarti. Volentieri. Il tema è la metto così, dimmi se invece forzo il pensiero, è di inserire nuove idee nel concetto di biologico o ribadire le idee tradizionali? Non lo so, secondo me non c'è bisogno di nuove idee, ma semplicemente di dire che cos'è. Oggi io che sono biologico non posso dire senza glifosato, perché è ovvio che nel biologico non c'è, è ovvio per me, ma per il consumatore no. Perché è più attrattivo per il consumatore un 100% naturale che un biologico? Perché non sa cosa vuol dire biologico. Il problema non è di produzione, perché l'Italia è brava nel produrre. Il problema è di consumo. Perché abbiamo un problema di consumo? Probabilmente perché in generale c'è poca spiegazione, cultura di che cos'è il biologico, di quella spiegazione, di quel gap di prezzo che deve e non può non esserci tra convenzionale e biologico. Devo capire perché. Le basse rotazioni si portano dietro necessariamente magari i prezzi più alti. Si potrebbe rotazioni diverse, magari faciliterebbe. Ma anche la conoscenza, io so che questo costa di più perché per esempio ci sono dei consorzi, c'è stato un esempio dell'IGP, del Grana Padano eccetera, che fanno comunicazione su perché questo prodotto che ha questo simbolo vale di più, è stato fatto in un determinato modo, ha un suo disciplinare, ha i suoi controlli eccetera. Questo andrebbe a favore anche della credibilità del biologico, perché anche questo l'abbiamo già detto, ci sono alcuni che dicono bah, sarà vero, è biologico, non è biologico, e quindi ancora oggi abbiamo dei limiti all'ingresso. L'entry level nel biologico è l'ortofrutta, quindi se voglio cominciare a mangiare biologico da dove devo cominciare? Dalla frutta alla verdura. Ecco, noi facciamo esattamente l'opposto, noi facciamo merendine. Ma l'essere stati i primi capaci di portare nel mercato tortini, crostatine fatti con ingredienti biologici ci ha portato ad essere leader della categoria. Quindi il nostro tortino limone, farro e limone, che magari non è la prima merendina che ci viene in mente se pensiamo alle merendine, è all'interno del biologico leader di categoria come tipologia di referenza. Quindi siamo molto orgogliosi di questo e siamo convinti che tutte le categorie all'interno dell'alimentare possono avere una loro dignità del biologico. La loro storia di successo. Ovvio che va tutto spiegato e il consumatore deve capire qual è la differenza tra un prodotto e un altro.